Fratelli d'Italia ha sostenuto le politiche del governo in tema di sicurezza, si può e si deve fare di più. E voglio fare un appello al ministro Salvini e al ministro Di Maio. No al reddito di cittadinanza per i delinquenti. Fratelli d'Italia aveva presentato un emendamento per chiedere che non si potesse erogare questo beneficio a chi aveva una pena superiore a 2 anni, è stato bocciato. Ad oggi il reddito di cittadinanza andrà ad assassini, stupratori, pedofili, rapinatori, una serie di categorie che secondo noi non devono averlo. Si approvi l'emendamento di Fratelli d'Italia. Il centro-destra unito può vincere anche in una regione tradizionalmente ostica come questa? Guardi, quello che abbiamo imparato negli ultimi anni è che non ci sono più le regioni rosse o le regioni che votano per forza da una parte, anche perché la sinistra, avendo ampiamente tradito se stessa, essendosi schierata con le grandi concentrazioni economiche, con la finanza internazionale e con i diritti dei più deboli solo quando erano immigrati, avendo invece completamente dimenticato i bisogni e i diritti del popolo italiano e segnatamente dei più deboli, ha perso, diciamo, gran parte del suo elettorato storico, che oggi guarda ad altre formazioni senza preclusioni di carattere ideologico e finisce per votare anche realtà movimenti di destra, come nel caso nostro, perché portano avanti una politica sociale, quindi è tutto aperto e anche qui in Emilia-Romagna si può tranquillamente vincere.